In concomitanza con l'inizio del ritiro di Palena, inizia a sbloccarsi il mercato del Pescara e lo fa grazie ad alcuni movimenti in uscita che alleggeriscono il monte stipendi e creano spazio per l'innesto di altri calciatori con contratti più dimensionati per la C. Gennaro Scognamiglio sta per legarsi all'Avellino. L'ufficialità è prossima. Il difensore di Gragnano non è stato convocato per Palena e ha usufruito di un permesso per poter chiudere la trattativa con il club irpino. Arrivato dopo lo svincolo d'ufficio dal Cesena, Scognamiglio chiude la sua esperienza pescarese dopo 3 anni giocati con trend discendente, bene nel primo anno per poi calare in quelli successivi. Formalizzata ieri la cessione di Luca Crecco al Vicenza, in prestito con diritto di riscatto per la società veneta. Crecco, che aveva rinnovato il contratto col Pescara fino a giugno 2023 e che era rientrato dal prestito al Cosenza nella seconda parte della scorsa stagione, dunque continuerà a giocare in Serie B. Stesso discorso per Edoardo Masciangelo, per il quale l'addio al Delfino è definitivo. L'esterno romano, come detto qualche giorno fa, si trasferisce al Benevento con la formula del prestito con obbligo di riscatto che sarà esercitato dal club sannita nel 2022. Nel ritiro di Palena, oltre al centravanti De Marchi, hanno iniziato a lavorare altri 2 calciatori prossimi all'annuncio: Davide Zappella, il laterale destro che arriva in prestito dall'Empoli, e il giovane centrocampista Marco Pompetti, che torna a indossare il biancazzurro, in prestito dall'Inter. Arriverà a breve anche Julian Ijanes, per il quale il Pescara sta perfezionando l'acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Rispetto alla lista dei convocati, ieri al primo allenamento mancavano all'appello Busellato e Diambò. Il primo arriverà nei prossimi giorni e rientra nei piani dello staff tecnico biancazzurro, a meno di importanti offerte dalla B. Il giovane ganese potrebbe essere interessato da dinamiche di mercato. Intanto la coppia Sebastiani-Matteassi continua a lavorare su vari fronti. Interessano Eugenio Dursi del Napoli, Ettore Liozzi del Monza, Gabriele Gori della Fiorentina. Trattative non semplici. In caso di alcuni di questi innesti, si faranno valutazioni sulle uscite di altri attaccanti, i vari Bonino, Borrelli e Di Grazia. La prima seduta di allenamento agli ordini di Auteri è stata già molto intensa. Il tecnico di Floridia ha molto spronato Galano, un po' in difficoltà Drudi e Valdifiori, ma ci sarà tempo e modo per rimettersi a posto, e Auteri ha subito voluto mettere in chiaro le cose. In questo ritiro vuole vedere gente carica e motivata per lanciare così l'operazione ritorno in Serie B.